Grazie, buongiorno a tutti. Grazie anche ai giornalisti che sono collegati, grazie ovviamente alla Regione Marche che ci ha dato questa possibilità, insomma un luogo prestigioso. E io volevo ringraziare in primis il Comune di Sassoferrato che ha creduto in questo progetto. Io mi chiamo Alessandro Del Priori, sono uno dei due curatori della mostra. Mostra appunto su questo pittore e scultore del Cinquecento che si chiama Pierpaolo Agapiti e che si intitola Rinascimento a Sassoferrato, Pierpaolo Agapiti, scultore e pittore ai tempi di Della Robbia, dei Della Robbia e di Raffaello. E chiaramente insomma è un'occasione importante e insomma prima di poi chiaramente lasciare parola al sindaco e all'assessore e fare un discorso più generale sulla mostra, appunto volevo soltanto fare i ringraziamenti perché è stato un progetto che è un po' una sfida che credo che il Comune e la Regione abbiano voluto fare insieme e che ci hanno visto coinvolti me e Lucia dal punto di vista dei curatori come uno studio importante sul territorio. Non è una mostra come tutte le altre, è una mostra di territorio, credo che questo sia la cosa più bella. Quindi ora mi taccio dopo aver fatto i saluti e credo che insomma ci dovrebbe essere l'assessore Giorgia Latini che ringrazio e saluto. Grazie Giorgia, anche per l'ospitalità. Eccoci, io sono collegata, mi sentite? Sì. Mi sentite che non ho sentito la risposta? Sì, sentiamo bene. Sì. Ah, ecco, benissimo, perché sennò qua. Allora, intanto un saluto a distanza, purtroppo perché avevo altri impegni istituzionali questa mattina e non sono potuta venire in Ancona, quindi adesso mi sono presa questo momento importante di saluto per questa mostra che, come appunto dicevi, è una mostra di territorio. Ecco, stiamo veramente inaugurando in questi giorni delle fantastiche mostre che saranno una grande attrazione turistica, che poi valorizzano i personaggi, i grandi personaggi del nostro territorio, del nostro Rinascimento in questo caso. Quindi Agapiti, sappiamo anche i rapporti con Raffaello. Proprio ieri abbiamo inaugurato ad Urbino la mostra sul Perugino e quindi vediamo che si sta creando nelle Marche un vero e proprio circuito di mostre di altissimo livello che come regione abbiamo veramente il grandissimo piacere di sostenere, perché attraverso queste mostre valorizziamo i talenti del tempo. Valorizziamo insomma il messaggio importante anche che ci ha dato questo periodo storico. Come appunto ho ricordato anche ieri, ecco, in queste mostre ci sono anche dei messaggi importanti inerenti all'insegnamento, perché noi vediamo come quest'arte veniva tramandata, quest'arte della pittura veniva tramandata da un genio all'altro, come nel caso di Perugino e Raffaello, poi dopo l'allievo ha superato il maestro. Ecco, abbiamo veramente delle risorse incredibili che dobbiamo valorizzare. Voi avete costruito questo percorso importante, Agapiti, oltre a un pittore, era un importantissimo scultore. Esponete 16 opere in un comune comunque simbolo, insomma, perché poi sapete quanto la regione ha cuore anche i comuni dell'entroterra che devono essere valorizzati. Ecco, Sassoferrato ha una grande cultura in campo artistico, siete insomma un piccolo comune, ma a livello culturale devo dire che siete un comune veramente attivo e quindi ecco la regione anche in questo caso ha avuto veramente piacere di sostenere questa iniziativa proprio per puntare l'attenzione anche nei territori dell'entroterra e in comuni importanti per la loro storia, anche se piccoli come il comune di Sassoferrato. Quindi io penso che questa mostra sia un po' un simbolo anche della politica regionale, di come vuole essere vicina ai territori per sostenerli attraverso l'arte e la cultura. Sappiamo che abbiamo vissuto un periodo difficile di chiusure dei luoghi della cultura. Io spero che non riaccadano più episodi come in passato, che interessano le chiusure dei musei, perché sappiamo che invece sono luoghi sicuri, che si possono fare entrate contingentate, con prenotazioni, e quindi è assurdo la chiusura di questi luoghi, come anche è assurdo, a mio avviso, chiedere un Green Pass per entrare in questi luoghi di
di cultura quando è possibile appunto effettuare le visite con il distanziamento magari che si può benissimo fare. Quindi ecco, spero di riuscire a organizzarmi per venire all'inaugurazione sabato. Sto provando insomma a coordinarmi. So che lì è presente, c'è anche la consigliera Chiara Biondi del territorio che saluto e sicuramente sarà presente anche sabato, che la ringrazio per la collaborazione, come ringrazio ecco, tutti coloro che hanno messo il cuore per rendere possibile questo altro importante appuntamento. Ecco, sono veramente orgogliosa di inaugurare queste mostre di altissimo livello che sono disseminate in tutto il territorio marchigiano. Quindi complimenti e spero ecco, che ci vediamo presto sabato. Grazie. Il Comune di Sassoferrato ringrazia l'assessore, la consigliera e tutta la regione per il supporto che ci dà costantemente. E adesso il sindaco, l'ingegner Maurizio Greci, ci porterà i suoi saluti e il suo pensiero su questo evento così importante per noi. Bene, grazie, buongiorno. Saluto tutti i giornalisti presenti, saluto in particolar modo l'assessore Latini, che colgo l'occasione per ringraziare veramente per il supporto che l'amministrazione regionale tutta, ma in particolare appunto l'assessorato della Latini, insomma, ci ha voluto concedere. Ha creduto nel progetto, un progetto per noi molto importante. Mi fa piacere aver notato dalle parole appunto dell'assessore che ha evidenziato l'importanza di questi eventi culturali per i piccoli centri, piccolo centro Sassoferrato, uno dei borghi più belli d'Italia. È un evento importantissimo sia per valorizzare, continuare in quel cammino di valorizzazione culturale dei nostri concittadini, che possiamo andare, che vanno oltre anche l'Agapiti fino a Giovan Battista Salvi, e questo ci dà l'occasione di però metterci anche alla prova, anche dal punto di vista sia dell'organizzazione di eventi così importanti, ma anche la possibilità di andare ad offrire un evento importante anche dal punto di vista turistico per dare visibilità a questi territori così spesso poco noti e poco conosciuti. Quindi per questo veramente ringrazio la Regione, ringrazio l'assessore Latini, ringrazio il consigliere Chiara Biondi che è sempre vicina al territorio. Ringrazio in particolar modo i curatori per il bel progetto che ci hanno proposto e che con cui abbiamo deciso di intraprendere questa grossa avventura. Colgo l'occasione anche per ringraziare l'intera macchina comunale che ha fatto un grossissimo lavoro dal momento stesso in cui abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, quindi li devo ringraziare veramente. Così come colgo l'occasione per ringraziare il territorio. Quando dico il territorio, voglio veramente ringraziare tutte quelle aziende che hanno creduto anche loro nel nostro progetto, nella valorizzazione del territorio, nell'importanza che questi progetti hanno per il territorio, quindi tutte le nostre aziende che si sono messe a disposizione per aiutarci, sono nostre partner, hanno creduto veramente da subito in questo progetto e per questo li voglio ringraziare. Perché è importante fare questa sinergia fra amministrazioni e aziende private per appunto valorizzare sempre di più tutto quello che viene messo a disposizione dal territorio, da questi piccoli territori che, come diceva l'assessore, poi possono rappresentare invece anche delle eccellenze anche a livello regionale, se inserite in un contesto in cui tutti gli eventi vengono poi valorizzati in una rete di eventi regionali. Quindi questo mi sentivo appunto di fare un grosso ringraziamento a tutte le aziende che ci hanno aiutato. Detto questo, io lascio tranquillamente la parola ai curatori per andare più nello specifico. Vi saluto e colgo l'occasione per ribadire l'invito all'assessore e ti aspettiamo sabato con molto piacere, veramente spero che riuscirai ad essere con noi. Grazie.
Ci proviamo. Ecco, grazie. Allora cerco di raccontare brevemente un po' qual è il progetto della mostra. E poi in realtà poi con Lucia ci dividiamo, io faccio la parte del pittore, Lucia fa la parte dei contesti, che tra l'altro sono anche un po' i nostri argomenti dei saggi in catalogo. Scusate, forse mi tolgo un attimo la schiena, si sente meglio. Allora, Agapiti è un pittore che ha oggettivamente pochissima bibliografia, cioè quasi come se fosse un po' stato lasciato da parte negli studi sul Cinquecento delle Marche, e di questo mi prendo la responsabilità, perché credo che negli ultimi 15 anni sia stato quello che le ha studiato appunto quell'argomento più a fondo, e ho sempre fatto finta che Agapiti esistesse poco. Perché? Perché è un pittore un po' strano, cioè non è proprio calato nella cultura marchigiana del Cinquecento. È un motivo specifico, cioè lui è stato in Veneto all'inizio della carriera, e c'è una pala datata e firmata 1497 che viene da Treviso. È stato uno che è stato nella bottega di Cima da Conegliano, e quindi è chiaro che insomma quando torna nelle Marche all'inizio del Cinquecento, i nostri studi hanno portato anche la scoperta di nuovi documenti, quindi sappiamo che nel 1502 lui pagava le tasse a Sassoferrato, sarebbe stato un buon cittadino perché appunto pagava anche le tasse, quindi insomma all'inizio del Cinquecento era tornato a casa, e è chiaro che negli occhi aveva una cultura che era completamente diversa da quella nostra. E quindi la mostra serve anche per riscoprire questo pittore, questo artista, e attraverso le sue opere sul territorio. La scelta che abbiamo fatto è stata quella di non fare una mostra grandissima, 16 opere appunto, ma è stata una scelta specifica, perché abbiamo voluto mettere intanto opere di un certo impegno, opere grandi, che quindi hanno bisogno di spazio anche per essere godute. Pensate che ci sono pale d'altare intere, con tanto di cornice, predella, cimasa, cioè completamente integre, perché quello che volevamo raccontare nella sede della mostra è il territorio. Allora si va a vedere la mostra e poi si parte la scoperta del territorio con i nuovi contesti, con i contesti stupendi che effettivamente anche per noi sono stati una scoperta a Sassoferrato e dintorni, perché la parte più bella della mostra è quella dello studio, e quindi andare in giro a cercare gli oggetti, a cercare a farsi aprire le chiese, a vedere i piccoli musei, quella è la parte più divertente. È anche più importante da un certo punto di vista, quindi vorremmo che il visitatore faccia questo, faccia esattamente il lavoro che abbiamo fatto noi, va a vedere la mostra, il nucleo, e poi da lì giri per la città e nei dintorni. E quindi Agapiti, abbiamo cercato di fare un piccolo viaggio nella vita di Agapiti. Lui appunto è un pittore che si forma a Venezia, poi comunque in Veneto, torna nelle Marche e trova una cultura che era un po' diversa, trova già i sentori di raffaellismo. Raffaello comunque muore nel 1520, fino al 1504 è stato Urbino, c'erano i suoi amici e parenti, Girolamo Genga e Timoteo Viti, che avevano una certa cultura. Poi quando lui va a Roma entra l'ondata raffaellesca nelle Marche, con Cola della Matrice, insomma con quella che noi chiamiamo cultura anticlassica, ma insomma con questo primo raffaellismo, e Agapiti è un po' sordo, come se fosse strenuamente attaccato a una cultura che era un po' diversa, e soprattutto di cultura adriatica, cioè quella cultura che viene da Venezia e che nelle Marche ha esempi importantissimi, soprattutto con la pittura dei pittori furlivesi come Marco Palmezzano, ma anche gli Zaganelli, e come che insomma che è l'eredità di Crivelli in sostanza del 400. Ecco, Agapiti diventa proprio l'erede di Crivelli nelle Marche all'inizio del 500, e lo fa con opere come questa, per esempio con questa grande pala architettonica, dove vedete che la cornice nient'altro è che il fronte di un reale, di un'architettura ideale, che è quella dipinta all'interno. Cose che insomma proprio Giovanni Bellini negli anni 80 faceva a Venezia, e quando torna Agapiti porta da noi. Ecco, quindi è un percorso personale, un percorso che è andato studiato anche con calma, perché era difficile trovare anche degli influssi che non siano quelli diciamo un po' generali. E allora ci siamo accorti che proprio in questo dipinto si ricorda anche di Luca Signorelli, lui che era stato nel 1508 testimone del contratto di Luca Signorelli fatto per la confraternita del Corpus Domini a Jesi, un dipinto che poi non ha finito, perché poi fu concluso da Lorenzo Lotto appunto nel 1511-12. Ecco, si incontrerà anche Lorenzo Lotto, perché chiaramente lui ha vissuto a Jesi per un sacco di tempo, nel 1509 compra anche la terra. A Jesi si fa prestare i soldi da un certo Girolamo, poi si compra della terra, quindi evidentemente aveva due botteghe, una a Jesi e una a Sassoferrato all'inizio del 500. E poi probabilmente finisce la sua vita a Copramontana, tanto che
proprio a Cupramontana c'è un documento un po' mitico, nel senso che non siamo riusciti a ritrovarlo, le carte ancora tacciono, però nel 1790 un certo Menicucci scrive una lettera a Giuseppe Colucci, quello che ha scritto le Antichità Picene, insomma il libro fondamentale, i libri fondamentali per la storia delle Marche, soprattutto per la storia antica, e in questa lettera lui fa la lista delle persone importanti di Cupramontana, che a quel tempo si chiamava appena Cupramontana, ma si chiamava Massaccio prima. E quindi Cupramontana dice, c'è anche questo per Paolo Agapiti, che era un grande pittore, architetto e scultore, e fa una lista delle opere più importanti e dice, della scultura ce n'è una da lui fatta il 25 marzo 1513 sulla porta della città. E l'opera esiste ancora e eccezionalmente il Comune Cupramontana ce l'ha prestata per la mostra e accanto alle sue opere su pittura, e quindi c'è un documento 1790 che dice che quella scultura da lui fatta, e poi la citazione 25 marzo 1513. Noi pensavamo che ci fosse un documento, non l'abbiamo trovato, abbiamo setacciato, probabilmente c'era una firma, come lui era abituato a fare, e quindi è l'inizio di questa grande fortuna critica che ha avuto come Pietro Paolo Agapiti, scultore. Scultore in terracotta. Abbiamo fatto analizzare un pezzettino di queste sculture, non è terracotta ma è terra cruda, cioè argilla legata anche con un po' di gesso, un po' di stucco e poi seccata probabilmente al sole, che era molto più facile da lavorare ma molto più difficile da conservare, una cosa tecnica anche che dovrebbe essere studiata. Rarissime sono le terre crude in Italia, ma proprio rarissime, e lui invece ha fatto tutte terre crude. E abbiamo voluto esporre in mostra, ce ne sono tre grandi sculture appunto di questa fase, e la cosa veramente straordinaria è che lui come pittore, alla fine è un bellissimo pittore, pieno di colori, insomma molto anche divertente perché aneddotico, racconta l'angelo che chiama i pastori con le pecorelle e poi degli animali in giro per il bosco, insomma veramente un pittore molto divertente, tipico di questa cultura adriatica proprio, ancora diciamo come che tarda filiazione dei Crivelli. E come scultore invece è uno scultore cinquecentesco bellissimo, ma veramente uno degli artisti capitali per l'Italia centrale. Il titolo che mi ha dato la mostra vuole essere un po' accattivante, della Robbia a Raffaello, ma anche perché lui in realtà come scultore è proprio alla stessa altezza della Robbia, anzi i figli di Giovanni che lavorano nelle Marche, Fra Mattia e Fra Girolamo, Agostino poi si fa cambiare nome, in realtà sono meno belli di Agapiti, anzi sono molto meno belli di Agapiti. E la cosa interessante è che gli studi che abbiamo voluto affidare anche dei giovanissimi studiosi appunto per il catalogo, Anita Spuri ha fatto lo studio sulla scultura, ha capito che in realtà nasce una scuola a Sassoferrato di scultura che arriva fino agli anni 60 e 70 del 500, quando Agapiti muore negli anni 40, forse nel 40, e quindi c'è proprio una scoperta nuova di una nuova cultura figurativa in scultura appunto che nasce da Agapiti. L'altro studio è di Mattia Giancarli, non si dicono l'età, però sono tutti meno di 30 anni, sono neolaureati, laureandi, beh Lucia ormai è quasi una veterana, anche se è giovanissima, e che ha fatto un lavoro proprio su questo raffaellismo di ritorno, cioè a un certo punto Agapiti si accorge che il mondo sta cambiando, cioè Raffaello era già morto nel 1520, aveva fatto il più grande capolavoro assoluto della storia della pittura, Le stanze e la trasfigurazione, e quindi anche lui un po' insomma deve cambiare questo suo stile veneto così adriatico, e effettivamente nelle ultime opere si vede questo ammorbidimento anche delle forme e soprattutto questo ingentilimento anche dei colori. Da lì succede qualcosa, arriva un altro pittore, probabilmente dopo la morte, che variamente veniva attribuito a Raffaellino del Colle oppure lo stesso Agapiti nella sua fase tarda, noi abbiamo costruito una nuova personalità artistica che è quella che a Sassoferrato, a Iesi, ma anche a Urbania, lavora proprio negli anni 30 portando queste grandi novità di Raffaello che venivano da Roma. E allora ecco, capite il percorso che comincia dalla fine del 400, arriva nel 500 inoltrato e attraversa appunto questi decenni. La mostra è accompagnata da un catalogo in cui sono messe tutte queste opere, anche quelle che non sono in mostra, perché abbiamo voluto appunto suggerire con il catalogo il percorso nella città,
e soprattutto abbiamo messo anche la ricostruzione virtuale di uno degli oggetti forse più belli e più importanti di tutta la scultura del Cinquecento nelle Marche, cioè il Cristo di San Facondino, cioè un'opera inedita che è esposta nella chiesa di San Facondino a Sassoferrato, che è una chiesa fatta negli anni 60, quindi diciamo che tutta la storiografia ha pensato che fosse anche quella scultura degli anni 60, così non è. È una scultura cinquecentesca veramente strepitosa, che c'è una sola citazione bibliografica. Nel 1936 Luigi Serra dice, allora, dentro quella chiesa, dietro l'abside, c'è una nicchia in cui c'è questo Cristo con gli angeli e due vescovi, punto. Non dice né autore né data, anzi, in realtà scrive 14° secolo, cioè sbaglia secolo, probabilmente sarà stato un refuso. E noi studiavamo, siamo andati a vedere questa scultura più volte, a un certo punto il sacerdote ci ha detto, ma i vescovi ancora ce l'ho, stanno in confessionale, e quindi erano nascosti lì probabilmente dal 1968 quando hanno rifatto la chiesa. La scultura è fragilissima, messa in una posizione un po' complicata, quindi la scelta, visto che tra l'altro è a 200 metri dalla mostra, forse anche meno, la scelta è quella di averla lasciata lì, perché la chiesa è sempre aperta, quindi si può vedere in quella posizione, ma sia in mostra con un maxi schermo da 60 pollici, credo, sia in catalogo c'è la ricostruzione virtuale di come doveva essere fatto questo altare. Questa è una nuova sfida, veramente, che è quasi emozionante che il Comune Sassoferrato, la Mostra su Pierpaolo Agapiti, abbia voluto raccogliere questa sfida, cioè quella di modernizzare in qualche modo la nostra disciplina. La storia dell'arte non è una disciplina che parla soltanto di polvere e di cose vecchie, è una disciplina che è talmente giovane, insomma è stata inventata alla fine dell'Ottocento, quindi siamo veramente una scienza giovanissima, e adesso si sta lavorando proprio con le nuove tecnologie. Allora abbiamo fatto una fotogrammetria, abbiamo fatto un rilievo, abbiamo fatto un modello in 3D che verrà proiettato su questo maxi schermo e rifacciamo rivivere agli spettatori della mostra quello che vedevano gli spettatori del Cinquecento che entravano in quella chiesa per rivedere quell'altare. Credo che appunto sono piccoli accorgimenti che fanno di una mostra che non è piccolissima, anzi forse una mostra impegnativa dal punto di vista scientifico, dal punto di vista anche della grandezza delle opere, ma che fanno insomma questo luogo Sassoferrato come un modello, quasi come un laboratorio di come dovrebbero essere fatte le mostre nella nostra zona. Per questo che dico che è una sfida che la Regione e il Comune abbiano voluto prendere, perché la dorsale appenninica sta soffrendo da tanto tempo per ragioni che non stiamo qui a sottolineare, sappiamo tutte, non ultima il Covid, il terremoto e quant'altro. Allora, lavorare in questo modo, rimettere al centro la nostra identità, la nostra specificità, lavorando però con uno sguardo al futuro, alla modernità, credo che sia l'occasione migliore per far capire che ci siamo, che siamo forti e che in realtà possiamo vincerla questa sfida. Quindi spero che anche la stampa e le istituzioni vogliano partecipare insieme a noi a questa che per noi, devo dire la verità, è un po' una festa, ormai arrivati a fine della strada, e che possano insomma valorizzare quello che noi abbiamo voluto studiare così tanto. Questo è il pittore, ci sono tutti i contesti, a cui passo la parola a Lucia. Allora, intanto saluto tutti, ringrazio anche io velocemente il Comune di Sassoferrato che in primis ha creduto in questo progetto sin dall'inizio e non per secondaria importanza la Regione Marche e quindi anche l'assessore Giorgia Latini per aver poi aiutato il progetto ad andare avanti e a prendere diciamo essenza. Diciamo che quando Alessandro dice è stato un lavoro e uno studio importante e difficile, una sfida che in un certo senso forse vinciamo, è così, e la sfida più grande è stata quella appunto di ricostruire i contesti a Sassoferrato, perché il Rinascimento a Sassoferrato, questa mostra diventa veramente il punto di partenza e non il punto di arrivo degli studi fatti per appunto proseguire con la ricostruzione antica della città e delle città anche limitrofe, ma soprattutto appunto un itinerario in occasione dell'evento che mira a far scoprire cosa c'era e cosa c'è pervenuto a Sassoferrato fino ad oggi. Quando parlo di contesti parlo di tutto quello che a livello pubblico e religioso era presente in loco, quindi in primis le chiese che anche oggi a Sassoferrato sono tante, sono numerose e sono piene di opere d'arte e anche di affreschi, altari ancora conservati in maniera buonissima.
Qualora non lo fosse stato, in questo caso io per questo appunto voglio ringraziare anche il Comune, perché si è impegnato anche, no, a dare importanti contributi per i restauri. Abbiamo, sono stati coinvolti in un restauro molto importante di un'opera che era conservata in un monastero di clausura a Sassoferrato, nel monastero delle Benedettine del Sacro Cuore, che quindi il restauro è stato fatto per circa l'80% adesso, prima della mostra, e verrà poi terminato nelle rifiniture dopo la mostra. L'opera è tornata a splendere e di questo siamo molto contenti, e poi abbiamo fatto anche altri piccoli interventi su opere che saranno presenti nel percorso espositivo. I contesti di Sassoferrato parlano di una Sassoferrato che nel Cinquecento era ricchissima, ricchissima non solo di artisti locali come appunto Pietro Paolo Agapiti, che lavorava e ormai abbiamo assodato potesse avere una bottega in loco oltre che a Iesi, ma artisti anche sulla cresta dell'onda in questo territorio, alcuni finora anonimi, altri ad altri abbiamo dato un volto anche poche settimane fa, proprio veramente in corner prima di uscire con la pubblicazione del catalogo. È venuto fuori un nuovo nome per un artista anonimo, e quindi viaggiamo dalla fine del 400, quindi anche in mostra, non solo negli itinerari esterni, quindi dalla fine del 400, quindi il maestro di Collamato che troviamo ad esempio in Pinacoteca, troviamo poi anche esternamente e in esposizione in mostra in un'opera nuova, di nuova attribuzione di collezione privata, che per la prima volta è inedita e viene pubblicata ed esposta al pubblico, e poi si prosegue con Agapiti, che è stato un pretesto appunto per ricostruire tutto ciò che aveva intorno. Artisti quindi che si ispirano a Bernardino Di Mariotto, che si ispirano a Luca Signorelli, artisti che sono magari stati presenti come nella chiesa di San Francesco di Sassoferrato, trovavamo delle bellissime tavole cinquecentesche che oggi sono, una è a Brera, l'altra forse a Budapest, ma questo è un altro discorso. E quindi una Sassoferrato veramente densa di artisti e opere d'arte. E poi arriviamo al 1540, il periodo in cui forse Agapiti muore, quindi lascia uno spazio importante, perché comunque Agapiti, nonostante fosse circondato da tante altre personalità artistiche, era un po' l'assopigliatutto a livello di committenze a Sassoferrato e dintorni, quindi lascia un grande spazio, uno spazio che molto probabilmente è stato colmato da questo maestro di Collamato che Mattia Giancarli ha ben studiato per questa occasione, e che appunto sembra essere stato proprio un allievo di Raffaellino del Colle, che si è formato nell'oratorio del Corpus Domini a Urbania sulle opere appunto del suo maestro, e che poi in questo territorio e anche a Sassoferrato ha avuto il suo forse culmine più grande, o perlomeno l'opera che finora ci è pervenuta e sembra essere la più grande di questo artista. Io non mi dilungo più di tanto, perché l'invito che vi rivolgo è quello di venire in mostra e venire a Sassoferrato a vedere con i vostri occhi queste bellezze e questi contesti che ancora sopravvivono fortunatamente e non sono stati danneggiati o diciamo coperti da superfetazioni successive. Quindi rinnovo l'invito anche all'assessore, saremo contentissimi se fosse presente anche lei sabato pomeriggio, però qualora non ci fosse ci sarebbe comunque Chiara Biondi, che è una degna anche concittadina territoriale e diciamo anche, no, in sostituzione dell'assessore. E quindi ecco, vi invito a Sassoferrato e speriamo che potrete anche voi apprezzare tutto questo e questi nuovi studi. Grazie a tutti. Grazie di nuovo alla curatela, non solo per oggi, ma per tutto questo viaggio che abbiamo fatto insieme come amministrazione, che tra poco ci porterà finalmente al traguardo. E è stato bello fare questo percorso un po' difficile, però diciamo che al percorso si associa poi il racconto, che è quello che vogliamo andare a fare con questa iniziativa. Vi portiamo anche i saluti della Fondazione Cassa di Risparmio, il cui rappresentante oggi non è potuto essere qui per un imprevisto, ma che sarà presente con noi sabato. E conclude il sindaco con un ultimo saluto e vi aspettiamo a Sassoferrato. Giornalisti, se dite le date di inizio e fine della mostra, gli orari e le pagine che avete predisposto sui social per avere le informazioni. Allora, tutto nella cartella stampa, comunque dal 25 luglio al 14. No, al 7 novembre, dal 25 al 7 novembre, con due tipi d'orari diversi.
diciamo fine 14 settembre, tutti i giorni 10, 13, 15, 30, 18 e 30, e da metà settembre alla fine, da giovedì al martedì 10, 13, 15, 30, 18 e 30, cioè chiuso praticamente soltanto il mercoledì durante la settimana. Ci sono visite guidate, chiaramente ingressi purtroppo sono un po' contingentati, ma speriamo comunque piano piano di poter allargare. Allora, prenotazione a sassoferratoturismo.it, e ci sono tutte le pagine social, sia Instagram che Twitter che Facebook, Sassoferrato Turismo, tutte quante. Poi c'è in realtà un profilo anche Mostra di Agabiti su Instagram, Rinascimento, insomma. Mi sembra che abbia detto tutto. Volete anche biglietti? No? Costo dei biglietti? Penso di no. Certo, certo, sì, sì. Bene, per concludere, come sempre spesso mi succede, l'emozione qualche volta mi fa dimenticare delle cose. Ringrazio la dottoressa Mori che ha precisato anche l'importanza della collaborazione con la Fondazione Carifac di Fabriano e Cupramontana. Doveva essere presente qui con noi un membro del Consiglio di Amministrazione che purtroppo non è potuto venire, ma li ringraziamo sicuramente per il costante appoggio che danno a tutte le iniziative, in particolare culturali, che noi mettiamo in campo come amministrazione di Sassoferrato. Vorrei ringraziare anche la Curia Vescovile per la collaborazione anche in questo caso, per la disponibilità che ci è stata concessa nell'utilizzo di alcune opere e nella possibilità comunque di includere nel percorso di cui parlavamo prima, che va a valorizzare se volete anche tutto il territorio del comune di Sassoferrato, quindi un percorso che dà la possibilità di visitare fra l'altro anche le nostre bellissime chiese, all'interno dei quali ci sono questi piccoli gioielli che spesso e volentieri in questa fase sono stati appunto scoperti. Quindi il ringraziamento appunto anche alla Curia Vescovile. Poi li lascio per ultimi perché sono dei ragazzi a volte discoli, ma ci danno una grandissima mano, no, veramente sono encomiabili, la società cooperativa Apennines, che sta facendo un percorso importantissimo, partito da lontano, da ormai 5 anni, nella gestione dei nostri musei, dei nostri parchi archeologico, archeominerario, e in particolare in questa sede si occuperanno appunto di tutta, si sono già occupati della promozione social e si occuperanno appunto dell'apertura, della gestione di tutta la mostra. Quindi oltre che dirvi grazie, vi auguro da qui in avanti buon lavoro. Detto questo, credo che sì, appunto possiamo concludere, non vi ridiamo più tempo, vi aspettiamo tutti a Sassoferrato, in particolare il 24, ma per tutto il periodo d'apertura della mostra. Grazie.